Le designazioni sono ormai un'abitudine. Buonasera a tutti ragazzi, eccoci qui a commentare questa dodicesima giornata di Serie A. Evento molto importante da ricordare è il superamento di Graziano su Scagliarini. Graziano che ritorna in vetta alla classifica generale con 205 punti. A seguire Scagliarini con 200 e in terza posizione troviamo Serico a 173 punti. Diciamo che è un podio molto aperto, tutte le posizioni sono molto ravvicinate e quindi il campionato si fa sempre molto ma molto più avvincente. Ma torniamo ai dettagli di questa dodicesima giornata, dove hanno designato ben 16 di voi. Il campione di questa giornata invece è Serico, con ben 39 punti. Nelle scorse giornate Serico oscillava tra il secondo ed il terzo posto. Questa giornata è finalmente riuscito a conquistare la prima posizione e ci congratuliamo con lui. Da sottolineare che 13 designatori su 16 hanno previsto il buon Paolo Tagliavento di Terni per il derby capitolino tra Roma e Lazio. E addirittura 15 designatori su 16 hanno conquistato punti grazie a questo fantastico derby. L'unico ad aver totalizzato 0 punti è stato Adobato, che rientra in Totocan dopo una lunga assenza. Gli diamo un caloroso bentornato e ci auguriamo che resti con noi fino alla fine della stagione e anche nelle prossime. Ben tre sono le gare dove un solo concorrente ha indovinato l'arbitro centrale. E sono Martinuzzi, che prevede Giacomelli a Milano in Milan-Atalanta. Bertocci, che prevede Irrati in Torino-Inter, dove tra l'altro standing ovation per Orsato. Ed infine Soster, che prevede Valeri per Sassuolo-Carpi. Concludiamo ora, come sempre, con i soliti distratti di giornata. Questi distratti che sono un po' tantini, in questa giornata. E dove troviamo in assoluta prima posizione, concedetemelo, l'amministratore Francesco Del Papato, che di calcolatore ha ben poco, in quanto lui si sta occupando, come sapete, dei vari calcoli delle varie giornate. Ma diciamo che questa giornata ha fatto un po' un pasticcio, che fortunatamente Serico ha corretto prontamente. Quindi lui si aggiudica la vincita di queste distrazioni di giornata. Troviamo poi tra i distratti Comisso, che dimentica di designare il quarto uomo per il derby. E successivamente Adobato, che designa Mariani di Aprilia a Frosinone. Artifoni, che designa due volte Gervasoni e si dimentica di designare l'arbitro di Sampdoria-Fiorentina. Infine poi troviamo Gentile, che designa Valeri di Roma addizionale per il derby. Per il derby romano, come ben sapete, Valeri di Roma, il derby romano. Però vabbè, evidentemente voleva fargli vedere la partita da vicino. Bene, io mi fermo qui. Ho creato l'evento per la pubblicazione delle designazioni della prossima giornata. Purtroppo questa settimana il campionato è fermo e ce ne approfittiamo tutti per riposarci un po'. So che come me siete molto tristi di questa cosa, ma dobbiamo farcene una ragione. C'è la nazionale e ci riposiamo un po'. Io vi saluto e ci vediamo alle prossime designazioni. Ciao ragazzi, buonanotte.